Il futuro del mare è green, è lo slogan coniato dalla Fritelli Maritime Group per i 120 anni della sua fondazione. La storica azienda operante nel settore marittimo ha celebrato il compleanno con un grande evento al Teatro delle Muse di Ancona, in cui il presidente Alberto Rossi ha ripercorso l'impresa e il sogno di coloro che hanno fatto la storia del gruppo. L'azienda è nata dalla fusione della Fritelli S.p.A., creata proprio nel 1903 nella Maritime Agency S.p.A. La prima si occupava di stoccaggio, imbarco e sbarco di containers e merci, mentre la seconda era dedita in particolar modo al traffico dei passeggeri. Unendo le forze si è riuscito a creare un gruppo che nel giro di pochi anni ha notevolmente allargato il suo giro d'affari. Oggi vanta un fatturato di 100 milioni di euro e ben 600 dipendenti. Di strada in tutti questi anni ne è stata fatta tanta, ma quando un'azienda cresce, cresce anche il territorio. E così è stato per Ancona e il suo porto. Le ultime opere realizzate dalla FMG hanno contribuito a valorizzare lo scalo dorico. Ma c'è molto di più. Rossi ha presentato in anteprima il progetto Eagle, che prevede la realizzazione di una struttura innovativa di stoccaggio merci e un impianto fotovoltaico da 2 MW nell'area dismessa ex Bunge. Verranno costruiti edifici futuristici con aree relax, palestra per dipendenti, ma anche spazi per eventi realizzati con le tecniche e regole ambientali innovative. Si tratta dell'intervento più importante di logistica in ambito portuale di Ancona negli ultimi 50 anni. I magazzini saranno attrattivi per quantità di merci che finora non avevano sufficienti spazi e porteranno benefici per l'intera portualità. Oltre alla struttura futuristica c'è anche un tema di sostenibilità con l'intenzione di dar vita all'impianto fotovoltaico in grado di soddisfare le esigenze energetiche di 600-700 famiglie. Parte dell'energia verrà utilizzata dall'attività, il resto verrà venduta contribuendo all'obiettivo dell'autorità portuale di ridurre del 30% l'emissione di gas serra nel porto di Ancona entro il 2025. Una longevità atipica nel nostro settore, quindi questo già ci riempie ovviamente di gioia ma soprattutto di orgoglio. Poi noi ovviamente facciamo gli imprenditori per definizione investono, cercano di trasformare dei sogni, perché noi siamo dei sognatori in primis, li trasformano in progetti e poi i progetti li trasformano in realtà. Noi in questo siamo abbastanza bravi, la storia della nostra azienda ha questo filo conduttore. Le do quelli che sono un po' gli schemi, diciamo, le linee guida di questo investimento. È un progetto che si basa su una logica industriale in primis, perché noi facciamo gli imprenditori, ma poi tiene in grandissima considerazione l'aspetto ambientale, considerando che noi operiamo in un ambito dove il porto e la città sono un tutt'uno e quindi abbiamo particolarmente a cuore la tematica di ecosostenibilità e ambientale. Poi c'è una componente forse romantica o sentimentale, che è un po' la nostra storia, la storia di un'azienda che ha radici profonde nel suo territorio e quindi al suo territorio vuole ridare. Diciamo che la vostra azienda vuole che Ancona diventi ancora più un punto strategico per l'Adriatico e il Mediterraneo, grazie anche a un'esperienza, come ci ricordava lei, che dura da 120 anni e che non è comune, soprattutto in un settore particolare come il vostro. Sì, per il contributo che possiamo dare nella nostra attività quotidiana, questa è la nostra mission ovviamente, anche perché si mette in diretta correlazione quella che è la nostra attività quotidiana con la sussistenza di un'impresa, perché se non surfi sempre l'onda, se non vedi l'onda e non la surfi rimani indietro e la competizione ti schiaccia ovviamente. Però diciamo che non è solo quello che vogliamo fare, vogliamo dare questo contributo alla città per quanto ci è possibile, per far sì che la città diventi sempre più inclusiva, sempre più moderna, sempre più dinamica. Non stiamo scoprendo niente di particolare, ci sono altre città nel paese che stanno facendo la stessa cosa e pensiamo che Ancona possa essere una di quelle. Gli obiettivi per i prossimi 120 anni? Beh, adesso cerchiamo di creare le condizioni perché i nostri giovani ovviamente abbiano una prospettiva
di lungo periodo. La mia intenzione è di stare al loro fianco, di farli fare. La mia intenzione, c'è stata una fase della mia vita dove ho tirato io, ovviamente loro mi hanno seguito e mi hanno sempre riconosciuto come il loro timoniere, visto che siamo amanti del mare e parliamo di timonieri. Però penso che c'è un momento dove i giovani devono mettersi al tuo fianco, questo è il momento. Alla celebrazione dei 120 anni della Fritelli Maritime Group non sono voluti mancare il vice ministro alle infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi e i più importanti esponenti del mondo politico e imprenditoriale delle Marche. Alberto Rossi è sempre stato un imprenditore lungimirante. Il porto di Ancona è un importante punto di riferimento per il tessuto economico regionale. L'impegno di un partner privato per un suo maggiore sviluppo rappresenta una notizia positiva per tutti. Credo che questa sia una grande idea, soprattutto per rilanciare anche l'utilizzo di aree dismesse che da tempo erano state abbandonate, e credo che questo sia un progetto che deve essere portato anche in altre realtà portuali, perché abbiamo troppi spazi all'interno delle realtà portuali oggi che vengono inutilizzati almeno da 10-20 anni. Ci sono moltissimi temi che bloccano questo tipo di opere, soprattutto quando vengono fatti dal pubblico, che hanno anche rigidità dal punto di vista di bilancio, ma ci sono temi di carattere paesaggistico, di carattere legato ai beni culturali, e credo che essere riusciti a fare un'operazione di questo tipo, puntando all'innovazione, alla creazione di energia che mi auguro possa essere anche l'inizio di una smart grid che potrebbe consentire a realtà come quelle di Ancona di avere delle produzioni autonome di energia e di condivisione importanti, soprattutto in un futuro dove la capacità di generare energia elettrica sarà sempre più importante per il nostro paese, per dipendere meno dai mercati internazionali. È evidente che guardiamo con attenzione progetti come questi. Se poi lo fa un'azienda che ha 120 anni di storia, come italiani siamo anche un po' orgogliosi. Missione compiuta per il rilancio delle Marche grazie alla sinergia pubblico e privato, perché poi questa è una famiglia davvero che sta dando tantissimo, non solo ad Ancona. La nostra missione è quella di mettere in condizione gli imprenditori di poter esprimere il loro meglio, e credo che questo si debba fare creando nella filiera istituzionale il giusto supporto alle economie, alla sfida e alla visione per la nostra regione e per tutta la dorsale adriatica. In questo senso credo che il polo intermodale porto, aeroporto, interporto, la sfida della terza corsia realizzata fino a Porto Sant'Elpidio ma da proseguire, la Orte Falconara, la Fano Grosseto, cioè insomma tutta una serie di grossi obiettivi che noi stiamo cercando di portare a termine per supportare un territorio che ha una potenzialità enorme che però purtroppo può sembrare inespressa. Grazie alla FMG diciamo che il porto prenderà davvero un percorso che lo vedrà protagonista della vita economica e sociale non solo della nostra regione ma di tutto l'Adriatico Mediterraneo. Ma guardi, noi guardiamo con molto interesse a tutti coloro i quali e tutte le iniziative che investono nel porto di Ancona e nel nostro sistema portuale. Proprio una settimana fa abbiamo fatto un incontro con gli operatori per commentare i risultati del 2022 e guardare al 2023 in un'ottica di collaborazione pubblico-privato, ma soprattutto di impegno da parte dei privati nel portare traffici e sviluppo al porto. Chiaramente quindi il nostro impegno pubblico è quello di costruire sempre le migliori condizioni per attrarre capitali, attrarre investimenti, direi anche duraturi, perché la crescita di un porto è legata soprattutto alla capacità di attrarre appunto condizioni durature di sviluppo. Investimenti green però in questo caso? Beh, gli investimenti ormai credo che sia scontato che debbano essere green, cioè noi spingeremo in tutte le direzioni per poter coinvolgere tutti gli stakeholder a fare investimenti che siano green, a mutare anche le proprie abitudini nella maniera consapevole che green non vuol dire sostituire tutto, ma adeguarci pian piano a, ovviamente, a un'economia circolare, al guardariciclo, al rispetto delle energie, insomma credo che un cambio di mentalità che ormai è consapevolezza di tutti va preso. Se cresce il porto servono anche delle figure adatte ed è per questo motivo che da tempo l'Università Politecnica delle Marche sta offrendo la sua collaborazione con l'istituzione di specifici corsi di laurea. Beh, a partire dai dati sia della Regione Marche, perché questo è un progetto che non può essere limitato alla città di Ancona, che è anche ovviamente della città di Ancona, diventa fondamentale far ripartire dei flussi
flussi anche di residenti oltre che di lavoro. Questo è un progetto che dà una risposta in tal senso, ma lo dà in maniera molto coerente con quello che deve accadere nel caso di una città che ha un porto dentro la città. A noi interessa come università per tante ragioni. Una, perché abbiamo qui il segretariato di Uniadrion, che è l'associazione delle università dell'Adriatico Ionico, e sappiamo quanto sono importanti i Balcani in questo momento. La seconda ragione fa riferimento al fatto che abbiamo iniziato tanti percorsi sulla sostenibilità, e qui il tema delle competenze davvero è fondamentale, perché uno dei problemi molto elevati nelle organizzazioni è che mancano competenze specifiche sulla sostenibilità. Se ne parla, ma poi che competenze deve avere un manager di sostenibilità? E quindi qui abbiamo fatto partire un corso di laurea magistrale in manager della sostenibilità e dell'economia circolare, proprio per dare una risposta a queste tematiche. Sostenibilità ambientale e sviluppo possono andare avanti insieme in una corsa volta a rendere il paese ancora più competitivo. Questa è la sfida per i prossimi anni della Fritelli Maritime Group.